Se siete stanchi di aspettare la vostra RTX 3080, può darsi che AMD quest'anno sia la scelta giusta per voi. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto altre volte sia su Twitch in live sia su YouTube, se quest'anno AMD avrebbe indovinato un paio di passaggi avrebbe vinto tranquillamente la guerra delle GPU per quanto riguarda l'anno 2020. Infatti oggi vi porto dei leak molto succosi riguardo le nuove schede grafiche di AMD, le RX serie 6000, e vi faccio anche vedere un comunicato ufficiale che AMD ha inviato ai propri partner riguardo al lancio sia dell'RX 6000 sia dei Ryzen 5000. Comincio col dire che innanzitutto la lettera ufficiale di AMD è appunto una lettera, noi non abbiamo prove che tutta questa faccenda si risolverà per il meglio per quanto riguarda noi consumatori, ma almeno c'è la speranza perché AMD ha notato il fiasco, perché ovviamente è un fiasco quello dell'RTX 3000, e ha deciso di correre un pochettino ai ripari, scrivendo una lettera a tutti i propri partner. Questa lettera è estratta dal video di GamerMeld, un canale di news che io seguo giornalmente, grazie al quale mi tengo aggiornato riguardo alle news appunto sul mondo del PC, che vi lascio in descrizione. In pratica, questa qui la lascio qui per chi la vuole leggere tutta quanta, ma la cosa che a noi interessa sono davvero pochissime righe. Our top priority, quindi la nostra priorità maggiore, è assicurare ai giocatori, agli enthusiast, quindi gli entusiasti, ai creatori, che possano facilmente acquistare le nostre schede grafiche AMD Radeon della serie RX 6000 e i nostri processori Ryzen 5000 al lancio e anche dopo. Infatti AMD cosa ha deciso di fare? Ha deciso di prendere delle precauzioni per evitare che si ripeta lo stesso casino che c'è stato con le schede grafiche Nvidia. Infatti al lancio saranno prese le seguenti misure: bot detection and management, quindi ci sarà qualche programma in grado di capire se l'utente che sta acquistando una scheda grafica sia un bot o una persona reale. Ci sarà l'implementazione dei codici CAPTCHA. Avete presente? No, non sono un robot, oppure trova tutte le tre immagini con i semafori, le sei immagini con le biciclette, quella cosa lì. Limiti di acquisto. In pratica ci sarà il limite al lancio di un acquisto per una sola persona. Reservations è una cosa molto interessante secondo me. In pratica avete presente il tasto che c'era sui siti internet di Nvidia, cioè notificami quando la scheda sarà disponibile? AMD farà la stessa cosa sia per i Ryzen 5000 che per l'RX 6000, ma in ordine. In pratica, se io oggi vado sul sito di AMD, oggi dipende quando saranno disponibili, ecco, e inserisco il mio nome nella lista reservation, quindi riservati, sarò inserito in una lista. Chi viene dopo di me sarà inserito nella lista, ma sarà inserito dopo. Diciamo un pochettino il backorder che in questo momento sta facendo drago sul proprio sito internet per quanto riguarda l'acquisto delle nuove GPU di Nvidia. Manual order processing significa che al lancio in pratica il sito non andrà in automatico a dare validità a un ordine, bensì si passerà a un procedimento manuale, nel senso un procedimento che un umano può fare. Poi non sappiamo se effettivamente ci siano dei bot così intelligenti in grado di fare questa cosa. Limit reseller sale B2B. Che cosa significa questo? Che durante le 3 settimane dopo il lancio il numero delle vendite sarà limitato a, non lo so, un tot numero che poi penso AMD deciderà. E poi l'ultima molto interessante, inventory to cart allocation, cioè allocazione dall'inventario al carrello. Che cosa significa? Che se voi andate sul sito di AMD e volete mettere un oggetto nel carrello, non è detto che quell'oggetto rimanga nel carrello, perché c'è gente che in pratica lo mette lì e aspetta poi per fare altri acquisti, per mettere altri oggetti nel carrello. E in questo caso l'ordine sarà finito solo una volta che il tutto sarà confermato e evidentemente avrete pagato l'ordine. Sono delle misure davvero molto interessanti che AMD ha deciso di adottare.
C'era qualcosa di simile anche per quanto riguarda Nvidia, il controllo dei bot, eccetera, eccetera. Però sappiamo benissimo che non è andata proprio nella migliore degli scenari, ecco. Ma perché dovremmo essere così eccitati per quanto riguarda le nuove RX 6000? Beh, perché abbiamo avuto dei leak molto molto interessanti da videocards.com, che sono i seguenti. C'è tutta quanta la lineup delle RX 6000. C'è la 6900 XT, la 6800 XT, la 6800 liscia, e poi più avanti usciranno una 6700 XT e una 6700. La cosa interessante, e che, sulla quale voglio farvi riflettere, è che quando abbiamo visto durante la presentazione AMD i benchmark dei videogiochi, la scheda grafica che è stata presentata è questa qui, la RX 6800 XT, e noi abbiamo visto il chip grafico Navi 21 XT. Ok? Quindi significa che c'è una scheda grafica che va più o meno come la RX 3080, ma AMD ha deciso di tenere la 6900 XT basata su GPU 21 XTX per fare appunto il botto grande. Qui vediamo praticamente tutti quanti i dati. Quella che abbiamo visto noi durante la presentazione avrà 72 compute units. In fatto di stream processors dovrebbe essere 4608 stream processor, comunque vi lascio tutto in descrizione così potete andare a vedere come si deve l'articolo. Il game clock sarà di 2015 MHz e la cosa interessante è che il boost clock sarà 2250 MHz. Ok, sono delle frequenze molto molto più alte rispetto a quelle di Nvidia, ma sappiamo che non possiamo fare la comparison tra un'architettura e un'altra, in quanto cambia appunto il layout interno della memoria cache, cambiano le fasi di alimentazione, cambiano appunto anche i clock, quindi non sappiamo effettivamente adesso in percentuale quanto questa scheda grafica sarà più veloce di un'altra di una generazione precedente. Dovremo aspettare comunque le review. Tutte quante le schede grafiche, a parte la RX 6700 XT, avranno 16 GB di memoria GDDR6, un bus di 256 bit e una velocità di memoria di 16 gigabit al secondo. Ok, questi sono numeri un pochettino meno pompati effettivamente di quelli che Nvidia ci ha presentato, però dobbiamo appunto fare un discorso un pochettino più tecnico, e cioè quello che ho detto prima: non possiamo comparare due architetture totalmente diverse, perché come abbiamo visto con i processori Ryzen 5000 e gli Intel, il problema non è tanto il core clock, bensì le instruction per clock. In pratica, i processori di AMD rispetto a quelli di Intel quest'anno riescono a muovere, passatemi il termine molto semplicistico, più dati al secondo rispetto a quelli di Intel, che invece muovono casomai un numero minore di dati, ma li muovono più velocemente. Queste cose, queste instruction per clock aumentate con delle frequenze molto più alte, potrebbero far paura a Nvidia, ed ecco spiegato il lancio affrettato delle RTX 3000. Ma c'è dell'altro. Infatti, il sempiterno Igor Slab, che adesso vi faccio vedere, ha avuto modo di mettere mano sul chip Navi 21 XT e Navi 21 XL, che sono rispettivamente la RX 6800 XT e la RX 6800. La cosa divertente, sulla quale vorrei focalizzare la vostra attenzione, è che il clock, boost clock, si aggira tra i 2.3 e i 2.4 GHz, come abbiamo visto, ma il software riesce a far salire il chip grafico fino a 2.8 GHz. Ok, 2.8 GHz è una cosa improbabile, a meno che non abbiate del raffreddamento a liquido. Ok, su questa cosa non ci piove. Ma il fatto che le nuove schede grafiche di AMD possano, grazie evidentemente a un cambio di architettura, raggiungere queste prestazioni, che o comunque in applicazioni reali, quali videogiochi o applicazioni professionali, non ci mostrano ancora le performance, tutto ciò è molto molto interessante. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io
come ho già detto in altri video, ho ordinato la mia RTX 3080 e non credo di cancellare il preordine, a meno che poi non arriviamo a fine anno e mi dicano no, devi aspettare ancora un mese prima che arrivi, allora sì, va bene, può darsi che il cambio potrebbe esserci, ma bisogna aspettare le review ufficiali di queste schede grafiche che usciranno nelle prossime settimane, perché ricordo che il 28 ottobre, quindi ragazzi fra 6 giorni, per voi saranno 5 giorni, usciranno, saranno presentate ufficialmente queste schede grafiche e sicuramente prima della messa in vendita saranno mostrati benchmark, temperature, consumi, ne vedremo davvero delle belle. Io vi ricordo che streamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì su Twitch a orari diversi, il link è in descrizione se volete venire a farmi un saluto e dire ehi ciao, ho visto il tuo video. Vi ricordo anche di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E nulla, grazie per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima.